Sabato senza A1 per riposo, luci della ribalta dunque su Champions League e Serie A2 di conseguenza. Polvere di stelle ad Albaro fra le regine della pallanuoto, Prorecco e Partizan. Oggi la squadra bianconera guidata da Milenkovic versa in gravi condizioni finanziarie, ma presenta un nugolo di ragazzini acerbi ma talentuosi. Tant'è che a 1:17 del quarto tempo i serbi, ex di Vujasinovic, segnano il meno 1. Poi Figari ristabilisce le distanze e il finale in crescendo. Vittoria con vista su Budapest per la Prorecco, sempre a punteggio pieno, per 12-7, meno netta del prevedibile. Grazie comunque alla partenza al Fulmicotone con le reti di Filipovic e Molina. A riposo Sukno, Di Fulvio, Ivovic, Fondelli e Icardi, con Tempesti in panchina rimpiazzato da Volarevic. A Vujasinovic va di traverso la seconda frazione chiusa sul 4-4. No, direi non sottovalutata. Il problema nasceva tutto in attacco, perché era, diciamo, sulle conclusioni nostre sbagliate, un po', no, neanche incertezze, un po' così, un po' di confusione. Abbiamo sempre dato la loro opportunità di fare qualche gol che magari non lo farebbero se, ecco, con un gioco normale.